Propone un modello amministrativo sanitario. Quale propone? Il modello Lombardia. Vede, lei presidente? Colleghi, 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 deputato Rixi, colleghi, facciamo concludere, colleghi. Panizzut, allora, per favore, la mascherina, deputato Panizzut. Coin, per favore, facciamo andare avanti. Zoppi, allora, dobbiamo fare andare avanti. Concludiamo e poi avrete il vostro intervento. Lei, presidente, prego, poteva fare come l'assessore Gallera, che in conferenza stampa arrivava puntualissimo e annunciava che in Cina si faceva meglio, in Lombardia si faceva meglio di in Cina. In Cina hanno messo 10 giorni a costruire un ospedale, in Lombardia 6. L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini deputato lombardi. Ferrari. E non li ha spesi deputato la Ferrari. Li ha spesi la Lombardia. Colleghi, deputato Ferrari, per favore, per favore. Poi presidente, deputato lei ha avuto anche la fortuna, perfetto, di lavorare. Colleghi, colleghi, per favore, deputato. Lei ha avuto la fortuna anche di lavorare con l'ex sottosegretario Giorgetti, che la ricetta per la sanità gliel'aveva data. Aveva detto: ma chi ci va più dai medici di base? È finita quella roba lì. E si è visto. Si è visto com'è andata. Si è vista com'è andata quella politica iniziata niente po' di meno che da Formigoni. Lui e il centrodestra in Lombardia hanno tagliato in poco più di 20 anni 25.000 posti letto pubblici, assegnando il 40% delle risorse alla sanità privata. E non contenti perché... Ma tanto io continuo a parlare, anche se voi urlate. Io deputato Ricciardi, si rivolga a me, si rivolga a me, così. Deputato Ricciardi. Associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo. Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi Covid-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio. Colleghi, tornate ai vostri posti. Colleghi, 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 dovete tornare ai vostri posti. Ho richiamato. Colleghi, dovete tornare ai vostri... Deputato Volpi, dovete tornare ai vostri posti. Ho già... Guidesi. Sospendo la seduta.